In pochi lo sanno, ma lei è nata in provincia di Piacenza, a Tassara, una frazione di Nibbiano. Poi si è trasferita in Brianza, si è laureata in Bologna, oggi conduce il report su Rai 3 ed è una giornalista affermata. È con noi e la ringrazio davvero per aver accettato l'invito, Milena Gabanelli. Benvenuti da Thomas Trenchi e buongiorno a Milena Gabanelli. Andiamo a ripercorrere quella che è una carriera giornalistica incredibile. Negli anni 90 abbandona lo schema tipico della troupe e comincia a realizzare da sola, in prima persona, i servizi con una semplice telecamera. Introduce di fatto in Italia quello che poi sarà chiamato videogiornalismo. In cosa consiste e che novità porta? La principale novità è che si passa da una troupe formata dal giornalista, un fonico, un operatore, la troupe minima, a una persona da sola che è il giornalista che fa tutto lui con la sua telecamera piccola. All'epoca era una telecamera non professionale, e adesso la tecnologia in questi quasi 30 anni è andata molto avanti e quindi le macchine, pur essendo molto piccole, sono molto sofisticate. Allora no, bisognava riempirla di contenuto che giustificasse poi una forma e una qualità un po' più bassa. Si considera in un certo senso un'innovatrice? Non ho la più pallida idea, non ho mai pensato al cosa mi ritengo. All'epoca semplicemente era più conveniente per me lavorare in questa maniera. La sua carriera prosegue come inviata di guerra. In quali scenari tragici, come cambia il suo modo di vedere la realtà? Gli scenari sono stati quelli della Somalia, Mozambico, Cambogia, il Nagorno-Karabakh, la Cecenia, l'ex Jugoslavia. Sai, dire che cosa cambia, non saprei dire a quale livello. Cioè, da un punto di vista professionale, devo dire che lo scenario di guerra è forse uno dei più semplici da narrare, da costruire, perché devi solo trovare il coraggio e il modo di entrare sul fronte. Dopo basta schiacciare rec, perché la situazione è già tutta lì. Costruire un'inchiesta, non lo so, di tipo finanziario magari è decisamente molto più complicato, perché devi visualizzare racconti difficili da visualizzare, devi trovare le persone che parlano, devi insomma costruire, fare continue verifiche, sintesi di linguaggio. Lo scenario di guerra è come quello di un terremoto, cioè tu vai lì, registri e. Non concorda quindi con chi dice che lo scenario di guerra sia il posto dove il giornalista può trovare più soddisfazione? Ma io trovo che sia una definizione, una considerazione estremamente banale. Cioè, intanto, che cosa succede nei paesi dove sono in corso conflitti se non ci fossero i giornalisti a testimoniarle? Le situazioni non si conoscerebbero, e andare su quei luoghi per fare la foto da vicino e non da lontano e non da dentro all'albergo, cioè, uno mette in gioco la propria vita. Io stavo parlando soltanto della difficoltà a realizzare un prodotto. Certo. Il prodotto lì è più semplice perché basta appunto schiacciare rec. Arrivare sul luogo non è una cosa che tutti se la sentono di fare e non sempre è anche facile e possibile. Tornerebbe lei tra le bombe a raccontare quegli avvenimenti? In questo momento no, perché mi sto occupando di altro, però non escludo. Lei che tocca con mano spesso le porcherie commesse dalla politica, dalla classe dirigente, le racconta al pubblico, crede ancora nelle istituzioni? Se non credessi più nelle istituzioni, mi occuperei esclusivamente forse dell'orto. Se continuo, e bisogna continuare, credo, ognuno nel proprio piccolo a fare in modo, a fare in qualche modo il cane da guardia, no? A imporre che il tiro venga continuamente corretto, altrimenti c'è la deriva per tutti, non è a me da chiedere. Se credo nelle istituzioni, bisogna che
chiederlo a qualunque cittadino e anche che cosa fa per proteggere le istituzioni. Secondo una recente rilevazione, la libertà di stampa nel nostro paese è al 70° posto al mondo. Pensando alla sua esperienza, un dato che rispecchia la verità, ha mai ricevuto intimidazioni su certi argomenti da non trattare? Per esperienza personale, che ormai è trentennale, su argomenti molto delicati, trasversali, che coinvolgono aziende che sono inserzionisti nei quotidiani, che sono inserzionisti nella TV. Mi occupo di politica nel senso dell'operato dei politici, delle leggi che predispongono, quindi vado, come dire, sto sui gangli, sui nervi scoperti. Non mi è mai successo una sola volta che qualcuno mi censurasse qualcosa. Quindi io credo che il giornalista prima di tutto non deve autocensurarsi, spesso lo si fa, nella convinzione che tanto quello che scrivi non verrà pubblicato, oppure tanto quello che, a cui stai lavorando, non verrà mandato in onda. È anche un modo di assolversi, fare poca fatica, rischiare poco, perché tanto poi, in parte, in alcune circostanze questo può anche essere vero. Io parlo per me, dentro l'azienda Rai io non ho mai avuto problemi di questo tipo, discussioni tantissime, dover difendere e tenere la postazione tantissime, ma questo è normale perché chi viene attaccato si difende in tutte le maniere. Come abbiamo detto all'inizio, lei è nata a Tassara, una frazione di Nibbiano. Che ricordo ha di Piacenza? Credo di ci sono transitata più volte in treno, quindi ho un ricordo della stazione. Forse da molto piccola sono passata nella piazza Cavalli, però sempre, insomma, la mia adolescenza così l'ho passata in Brianza, dove abita tuttora la mia famiglia. A 19 anni mi sono trasferita a Bologna a fare l'università, dove tuttora vivo, quindi è un ricordo un po' lontano. Grazie a Milena Gabanelli per essere stata con noi, per averci raccontato la sua trentennale esperienza nel giornalismo. Voi continuate ad ascoltarci, www.joywebradio.it. A presto.